Frank ha abitato anche a Venezia, perché Anna Frank non è solo la bambina uccisa in un campo di sterminio tedesco dopo oltre 2 anni nascosta in una soffitta di Amsterdam con la famiglia. Anna Frank è anche il simbolo dei milioni di innocenti che anche in Italia hanno vissuto nel terrore della morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è una storia che ancora non conosce quasi nessuno ed è una storia a lieto fine, perché davanti al portone di questo elegante palazzo del Cinquecento il comune di Venezia non deporrà mai delle pietre d'inciampo per commemorare chi da qui fu deportato e assassinato in un campo di concentramento. Mio bisnonno e mio nonno in tempo di guerra facevano i salvagenti per l'arsenale e mio nonno mi raccontava che lavoravano qui in tempo di guerra e al suo tempo avevano nascosto diverse persone ebree soprattutto che lavoravano con loro e sono riusciti a salvarli. Per raggiungere questa soffitta rimasta intatta come era 80 anni fa, quando durante la Repubblica di Salò ha vissuto nascosto un gruppo di ebrei, bisogna attraversare eleganti saloni, persino una cucina, un dedalo di stanze che nasconde porte che come passaggi segreti conducono a scale nascoste fino ad un sottotetto dove in epoche remote alloggiava la servitù del palazzo. Né dal rio, né dalla fondamenta, né dal ponte si riesce a vedere la soffitta alla mansarda, per cui un luogo totalmente, totalmente segreto. Poi ci sono degli accessi, delle porte segrete, dove si doveva passare attraverso un armadio, oppure c'è un armadio che nascondeva. Maurizio Crovato è colui che ha contribuito a rendere pubblica una storia rimasta segreta per 80 anni. È la prima volta che una telecamera entra qui, tra materassi ancora distesi sul pavimento, un altro passaggio nascosto conduce a quello che sarebbe stato l'ultimo estremo tentativo di salvezza. Qui si apriva una botola e attraverso questa scala si poteva scendere in quello che era un nascondiglio da utilizzarsi nel caso fosse arrivato qualche controllo. Nel sottotetto sono rimaste ancora le grate di un pollaio, a testimonianza di un'epoca in cui non solo sopravvivere, ma anche riuscire a mangiare poteva essere difficile. È uguale, è la stessa cosa, è rimasto tutto completamente integro, anzi secondo me è rimasto integro ancora dal Cinquecento.